Salve, mi chiamo Colozzo Francesco e niente, Zoarte 2016, sto presentando questa installazione chiamata La sabbia del tempo. La sabbia del tempo è perché la sabbia che ho utilizzato per questa scenografia è stata presa dalla Cine funicolare, setacciata, quindi privata di elementi tipo scarti, pezzi di legno, è resa quasi pura. E in questo strato di sabbia sono stati ambientati delle figure di, come potete vedere, di tori, cavalli strani con in groppa delle scimmie, orsi, e nascono tutti dalla mia fantasia e sono animali che portano un buon auspicio su questo paesaggio quasi desertico. Come potete vedere ci sono alcuni elementi secchi che ho recuperato in spiaggia. C'è un vecchio setaccio usato all'epoca per setacciare della sabbia. Questa è una vecchia traversina ferroviaria. Ritagli di rete, pietre particolari che hanno delle forme che mi hanno ispirato, mi hanno chiamato. E niente, si svolge questa sorta di carovana che cammina e va verso, si spera, verso un mondo migliore. Ci sono diversi elementi come le lumache, dei vecchi rifiuti, tipo bottiglie, questa vecchia radice, che ho voluto quasi capovolgere la radice dell'albero con il tronco che va immaginando sotto. Poi alle pareti ci sono sempre alcuni elementi che compongono la scenografia che non ho potuto inserirla in questa perché è un po' corta. Ho voluto rinchiudere in questo piccolo spazio delle ossa trovate al mare. Sono delle ossa dalle forme un po' particolari, quasi preistoriche. E ho voluto inserirle all'inizio dell'installazione proprio per dare il senso che la parte non morta, quasi sterile, queste figure si muovono verso una direzione diversa. Allora, questa installazione, così come rappresentata, sembra quasi interrotta alla fine, però non è così, perché continua in paesaggi diversi e situazioni migliori di questa. Ciao a tutti, io sono Gabriele Lacchè e vi presento i miei lavori esposti per la mia personale qui a Zoarte 2016 funicolare. Allora, in ordine vi presento questa coppia di coppie dal titolo Prima li fanno e poi li accoppio, e sono due coppie molto improbabili. La prima coppia che vedete è Candy Candy, che innamorata di Zanardi, di Andrea Pazienza, viene allontanata dall'ultimo come forma di insuccesso d'amore. Stessa cosa dicasi per l'altra seconda coppia improbabile, Heidi, innamoratissima di Rank Xerox. Questo gioco di coppie è uscito fuori da una ricerca mia sul fumetto d'autore italiano, ossia Tanino Liberatore e Andrea Pazienza, contrapposto al fumetto manga giapponese, quello femminile di Heidi e di Candy Candy. Dal mio punto di vista, in questo caso qui, vince il fumetto d'autore italiano, perché sia Rank Xerox che Zanardi ripudiano l'amore rivolto loro da due donne animate non sui fumetti ma sull'animazione classica manga giapponese. Poi andrei avanti da quella parte lì, vi presento un'altra coppia di coppie dedicato agli anni 80,
80 fame e 80 sete. Materiale, io mi diverto a usare il denim, ho lavorato molti anni nel settore moda e da lì non ho mai abbandonato l'uso e il riuso in questo caso del denim, perché il denim si presta alla perfezione, secondo me anche molto meglio della tela classica. E questo è un collage, è una tecnica mista, ho utilizzato stencil e soprattutto sono due ex quadri che tornano a nuova vita. Altra coppia da presentarvi, altra coppia molto improbabile, Amedeo Modigliani, Marina Abramovic. Marina Abramovic, artista performer molto bizzarra, a cui ho voluto confrontare lo sguardo di un altro illustre italiano, Amedeo Modigliani. Qui vedete un retro quadro, un retro tela, che fa da cornice a una tela fatta in denim. Questo è un jeans di un mio caro amico che ho intelaiato e capricciosamente riconvertito a tela. Altra coppia molto bizzarra, due donne inglesi, la regina Elisabetta e Vivian Westwood, un accoppiamento molto bizzarro di due donne che secondo me se la comandano chi in un modo e chi nell'altro. Qui c'è un singolo, Shark Attack, è un invito al riciclo, e questo è un pezzo di denim, un retro jeans, su cui ho capricciosamente descritto a Bic questo squalo, l'incubo di noi tutti surfisti. Poi vorrei presentarvi qui a terra questo lavoro che è un lavoro fatto a quattro pezzi, sono quattro pezzi di tavola 50x50 su cui si può anche giocare. In questo caso qui voi vedete Pischello ed è un ragazzino fatto a quattro pezzi, ma se io mi divertissi, scusate, a giocarci da Pischello mi diventa Pischelli. Quindi torna il discorso del gioco delle coppie e qui magicamente vedete lo sdoppiamento di questo bimbo e quindi l'accostamento di due pischelli simili, cugini, gemelli, chissà. Il gioco è divertente per questo, quindi è un lavoro che si può di giorno cambiare all'evenienza dei nostri sentimenti, del nostro umore. Qui alle vostre spalle altro lavoro dedicato a Tanino Liberatore, grandissimo Tanino Liberatore, e a tutta la scuola dei Misticoni di Pescara, di cui ho fatto gloriosamente parte, omaggio a Rank Xerox, fatto a fette, e attaccato con grucce, mi sono divertito molto a rappresentarlo così perché Rank Xerox era un personaggio abbastanza violento e mi sono divertito a farlo a pezzi io questa volta. Ultima coppia, due bocche, una qui e una lì, e altri due singoli, altri tre singoli, pezzi al cuore, che in romanesco si dice in un altro modo, ma è un cuore rattoppato, piccolo autoritratto mio sempre in denim, tu stai proprio fuori in una tela che quasi cade, e qui abbiamo l'infame numero uno che è lo spioncino verde, è un occhio che spia da questo buco, utilizzato qui due ex tele capricciosamente incollate. Ciao, io sono Mauro Serra, in arte Photo Greenhouse. Per ZooArt 2016 ho presentato questo progetto fotografico che si chiama Conspiracy of Silence, in italiano vuol dire omertà. Ed è, diciamo, la mia interpretazione al concetto delle tre scimmiette: non vedo, non parlo, non sento. Per questo i tre attori hanno rispettivamente orecchie, occhio e bocca con delle ferite o cucite. E originariamente il concetto delle tre scimmiette era, diciamo, un monito a comportarsi bene, non facendo atti improntati al male. Poi pian piano nell'accezione comune ha preso più il significato di una
provocazione verso l'omertà. E questo è proprio il mio messaggio e l'interpretazione che ho voluto dare io a questo concetto, seguendo il mio stile fotografico. È stato un progetto che ho realizzato a Melbourne con tre attori e un make-up artist professionista. Alla fine del servizio fotografico abbiamo anche registrato un video con uno degli attori, proprio appunto per sfruttare al massimo il magnifico trucco che Miko Kovacevic ha realizzato. Il video rappresenta uno degli attori che si sveglia nella vasca da bagno e si trova morto. Quindi, preso dallo stupore, si guarda allo specchio e si terrorizza. Poi scorge nel background una figura che, diciamo, entrerà a far parte nella sua vita come mentore dell'aldilà, e abbiamo anche realizzato una web series da 10 episodi, tutti improvvisati da questi due attori, ed è stata veramente un'esperienza magnifica sia per me che per loro. È stato un progetto tutto no profit, nessuno ci ha guadagnato, né io né loro, ma è stata veramente una bella esperienza. Queste sono le mie foto, alcune delle mie foto, altre sono incluse nel video che vedrete online.